che debutta nel mondo dei fumetti nel 1998 sulla rivista americana. Poi ha fatto anche produzioni cinematografiche con la Universal Picture della Sony, della Marvel. Ora faranno una chiacchierata con il nostro Raimondo Moncada. Prego. Sì, buonasera a tutti, bentrovati al Museo del Carnevale di Shark, che già dicevamo poco fa con Giovanni ci immerge in un'atmosfera davvero magica di colori, di forme, di fantasia, di immaginazione, uno stimolo, ecco, per chi fa questo mestiere, per chi ha anche questo hobby, questa passione. Per me è davvero un piacere trovarmi oggi pomeriggio qua in questo circo, ecco, in questo teatro, non so come definirlo, è la prima volta per me trovarmi all'interno del villaggio di Sciacca Comics, tra fumettisti, tra disegnatori, tra artisti, tra persone che lavorano tanto con la testa, con la fantasia, lasciando a casa un po' il cervello, nel senso lasciando a casa la razionalità, che in questo caso non serve. Ho accettato con piacere di essere qui, e soprattutto quando mi hanno detto che tra gli artisti con cui conversare così in maniera molto leggera, in maniera anche informale, amichevole, c'era un mio concittadino, un mio conterraneo, un artista di Agrigento, Giovanni Scifo, che ho qui davanti a me. Ciao. Buonasera. Giovanni, buonasera. Buon pomeriggio. Come ti trovi a Sciacca? Devo dire benissimo, l'accoglienza qui è stata incredibile da parte sia degli organizzatori che del pubblico, non posso dire nulla di negativo, anzi, tra l'altro, come ti raccontavo, arrivo adesso da Terni Comics, quindi da Terni in Umbria, dove c'è stata, diciamo, la prima edizione dopo tanti anni di questo Comic Con, che è abbastanza, diciamo, importante, perché ha avuto anche degli ospiti. In questo caso c'era Claudio Castellini, che presentava l'ultimo Superman di DC Comics, spiegando la genesi. Devo dire che c'è un clima in tutta Italia un po' di risveglio verso queste tematiche, mi fa piacere che qui, insomma, ad Agrigento, a Sciacca, ci siano queste iniziative e questa risposta da parte del pubblico. La trovo una cosa importante, insomma, sì. Una bella risposta. Guarda, ci sono anche dei bambini tra il pubblico, sono sicuramente, ecco, incuriositi dai temi, dalla mano, dalla felicità della mano, che diciamo danno forma, danno anima, danno storie, danno vita ai personaggi. Ecco, Giovanni Scifo che cosa crea? E come lo crea? Ecco, qua vedo dei disegni a inchiostro di china, ma Giovanni Scifo non utilizza solo il bianco e nero, l'inchiostro di china, utilizza anche i colori ad olio. Allora, come li crea non lo so, perché sinceramente succede questa cosa qui, nel senso, la domanda è giusta. Io sono principalmente un autodidatta, quindi non ho avuto una formazione, diciamo, in una scuola. Principalmente ero semplicemente un appassionato di fumetti, come lettore lo sono tuttora, leggo tantissimi fumetti, sia giapponesi che americani che italiani, quindi però ho avuto sempre, diciamo, questa forma compulsiva di disegnare più di tutto, che mi ha, diciamo, in qualche modo accompagnato per tutta la vita, e mi sono ritrovato. Che cosa racconto? Racconto principalmente il mio lavoro riguarda l'illustrazione, quindi illustro quello che mi viene richiesto di illustrare, se sono copertine, se sono capitoli di romanzi, questo. La cosa strabiliante di questo artista, davvero strabiliante, è che
ha dei contatti non con ecco, il paese qua vicino che si trova a 10 chilometri, ma questo ragazzo di Agrigento, questo ragazzo siciliano, lavora con tutto il mondo, lavora con gli americani, lavora ecco, con case di produzione. Io ho letto il suo curriculum, la sua brevissima biografia. Ecco, le prime società che balzano agli occhi sono la Universal Pictures, la Sony, la Warner Bros, la Marvel, cioè sono delle società non della fiera dell'est, ma delle società cinematografiche i cui prodotti, ecco, vediamo accendendo la TV o andando al cinema. Come sei entrato? Tu da agrigentino, tu da nativo di una periferia del mondo, perché io la definisco così la nostra Agrigento, come sei riuscito, ecco, a crearti questa rete e ad arrivare così, così lontano? Allora, non c'è stata, diciamo, un fatto scatenante, diciamo, tutta una catena di eventi, diciamo, per cui fondamentalmente, diciamo, il primo passo è stato proprio mentre ero all'università, studiavo architettura, ho vinto una borsa di studio per gli Stati Uniti d'America per andare, diciamo, in questa scuola che era la New York Film Academy. Era il 1999, quindi era un'altra America, un altro mondo, ancora non erano avvenuti quei fatti, diciamo, che poi abbiamo conosciuto tutti, e quindi questa esperienza, diciamo, mi ha aperto intanto le porte verso tantissime conoscenze che non avrei mai potuto fare, diciamo, semplicemente qui ad Agrigento. Il sistema scolastico americano, anche nelle scuole di grafica o di cinema, è veramente incredibile, perché ti mettono subito nelle condizioni di poter fare la pratica lavorando. E quindi, diciamo, ho cominciato a collaborare con delle società di produzione, in particolare la Panorama Film a Roma, che si occupava principalmente di film americani che venivano girati in Italia. E quindi, diciamo, il mio ruolo lì è stato fondamentalmente quello di trasformare in disegni, quindi concept art o storyboard, quelle che erano poi le sceneggiature che venivano girate, diciamo, trasformate in film. Quindi, diciamo, il mio era un lavoro che restava nascosto, cioè, ho comunque visto soltanto da chi era addetto al mestiere. Solo dopo ho avuto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato e di entrare in contatto con case editrici, e quindi chiaramente il mercato americano non è come il mercato italiano, ha tutta un'altra dinamica, ne parlavamo prima, e quindi questa cosa mi ha dato la possibilità, appunto, di entrare in un ambiente molto competitivo che comunque ti dà la possibilità, appunto, anche ad Agrigento di poter lavorare, per dire. Il messaggio è positivo, ecco, non siamo noi agrigentini, noi siciliani, noi meridionali, non siamo così tagliati fuori, ecco, e non siamo così asini, ecco, da essere scartati, ma anche noi agrigentini, anche noi Italia del Sud, anche noi mondo del Sud, possiamo dire la nostra. Assolutamente sì, soprattutto oggi che è un mondo globale, per cui, mentre tu sai benissimo che prima dell'avvento, appunto, di internet, cioè comunque Agrigento era Agrigento, e Berlino è Berlino, e quindi c'era prima che le informazioni, tu hai lavorato in televisione, sai benissimo che vuol dire, le informazioni viaggiavano con un'altra velocità. Oggi invece veramente a torso di muro, allora siamo nei primi anni 90. Abbiamo la possibilità con un click di poterci proiettare a Singapore e avere in tempo reale le notizie anche climatiche di quello che sta succedendo, quindi questo riduce le distanze. Per dirti, per esempio, adesso un'evoluzione che c'è stata grandiosa negli ultimi anni sono le agenzie, per dirti. Sono agenzie come, per esempio, io ho lavorato, diciamo, negli ultimi 4-5 anni con la Talent House, che è un'agenzia americana, per cui le grandi major come la Marvel, la DC Comics o la Disney si appoggiano per trovare, diciamo, illustratori e disegnatori per i loro prodotti. Cioè, questo dal punto di vista del brand, del marchio che sta cercando un illustratore, ti allarga la possibilità di avere. Perché puoi avere un disegnatore giapponese
un disegnatore coreano anziché un disegnatore americano, che magari è più consono a quello che è il tuo prodotto finale. Ecco, questo è una cosa che prima non esisteva, oggi c'è. Tu lavori con queste, diciamo, importanti case di produzione a New York, a Londra, a Mosca, oppure fai base nella tua Agrigento? Allora, sinceramente sono purtroppo anche costretto a viaggiare, per cui spesso la presenza nei Comic-Con o nelle fiere, per esempio, ora quest'anno ho fatto almeno una decina di viaggi tra Milano, Venezia, per andare a promuovere Weird Breed, che è questa rivista per cui lavoro io, che è una rivista che raccoglie racconti di autori italiani che hanno vinto dei premi e anche non, di cui io sono tra gli illustratori di questa rivista, ma mi spetta, diciamo, il fatto di dover andare in giro a fare promozione come anche gli altri autori, quindi sì, si deve anche viaggiare. Non puoi stare semplicemente da Agrigento così ad aspettare, però chiaramente io di base sto da Agrigento, lavoro da Agrigento, e quindi questa possibilità oggi ce l'ho di poter scansionare i miei disegni e inviarli sotto forma di file. Ecco, facciamo vedere, intanto il pubblico aumenta, ci sono tantissimi bambini e bambine molto curiose e incuriositi un po' da quello che c'è al Museo del Carnevale, sia all'interno sia all'esterno. Mostriamo proprio a questi bambini i tuoi lavori, che cosa disegna, che cosa realizza Giovanni. Ma forse se vi avvicinate è meglio. Avvicinatevi, così ve lo facciamo vedere. Avvicinatevi, così Giovanni vi mostra i suoi lavori e come nascono questi disegni. Guardate, c'è Spider-Man ed è lui a disegnarli, è proprio lui, Giovanni, con la sua mano, con la sua testa, con la sua fantasia. Forse Giovanni. Sì, ciao a tutti, intanto bello vedervi qui. Qui potete vedere alcune delle copertine variant vuol dire che sono non solo le copertine ufficiali, ma spesso le testate della Marvel realizzano, danno il subappalto ad altri illustratori di realizzare diverse varianti della copertina, questo per i collezionisti, perché c'è un mondo di collezionisti di queste cose qui di cui forse veramente non abbiamo idea, è una cosa incredibile. Addirittura i Comic Con si presentano con le copertine bianche e vogliono che tu gli realizzi il disegno seduto a stante, e quindi, diciamo, ti chiedono per esempio Robin, voglio Robin dietro Spider-Man, voglio Spider-Man però non con il look di oggi ma con un look di 20 anni fa, per dire, con lo stile di Jim Starlin, che è un grandissimo disegnatore, uno dei primi disegnatori della Marvel, o con lo stile di John Buscema. Tu devi capire, insomma, allora che cosa vuole, se è consono, diciamo, a quello che fai tu. Comunque, tutte le mie, i miei lavori, so che vedrete qui, queste sono delle stampe. Guarda che bello, guarda. Sono realizzate in... io lavoro solo in artigianale, cioè pittura d'olio, acquarello, matita. Quindi sono, diciamo, non utilizzi il digitale. Non utilizzi il digitale, il computer, l'informatica. O meglio, ho imparato negli anni a utilizzare il digitale, ma per rimanere al passo con i tempi, perché spesso ti chiedono dei lavori che hanno finalità web, che vuol dire dei siti internet, per esempio, dei lavori che non puoi realizzare con delle dimensioni di pixel, devono essere per forza generati digitalmente. Allora, cosa stiamo vedendo? Questo l'ho creato per il Technicomics rappresenta la saga Infinity War della Marvel. Ora non sto qua a raccontarvi cosa succede perché lo dovete leggere. No. Però, insomma, sono gli Avengers, i protagonisti sono Captain America, Iron Man, Thor, Arrow, insomma ci sono tutta una serie di personaggi. Ti piacciono? E qui abbiamo anche diciamo i cattivi di Infinity, Gamma Corvi, che è uno dei soldati di Thanos. Ieri c'era Thanos gigante nel nostro stand, non l'hanno smontato oggi. Questo invece è Morbius, è la variant che ho fatto del film proprio Morbius. Infatti ho dovuto mettere
le sembianze dell'attore Jared Leto per questa. Quanto impieghi per realizzare una tavola del genere? Allora, dall'approvazione del bozzetto, perché prima si realizza il bozzetto deve essere approvato. Una volta che il bozzetto viene approvato, almeno la tavola per me, che sono molto pigro e molto lento, è anche 2 o 3 settimane. 2 o 3 settimane? Io ho lavorato olio, quindi l'olio ha tutto un sistema. Non lo so, proprio scivolare a degli strati per permettere poi di poter fare dei tagli, quindi è abbastanza, diciamo. Spieghiamolo, qual è il tuo metodo di lavoro? Ecco, impieghi 2 o 3 allora, settimane. Io ho portato anche le tavole originali, sì. Quindi queste sono delle stampe, però se andiamo più avanti, andiamo più avanti, ci sono. Quelle originali eccezionali, no bambine? Mi piace? Dove sono? Non lo so. Ecco, per esempio, questa è una tavola originale. Chi conosce l'universo conosce anche il personaggio. Sì, pure in Fortnite. Ultron sarebbe il nemico di Iron Man dell'universo alternativo, insomma. Questi sono più stile manga. Se io parto dalla matita. Questo, per esempio, sono le matite. Questo è un'illustrazione di un romanzo che uscirà quest'anno. Si chiama Imperi, con di Herman Lewis. Ci lavoriamo da circa 2-3 anni, forse, non lo so, dalla pandemia. E quindi, questa è l'illustrazione del primo capitolo. Dovrebbe uscire quest'anno. Ed esce così la matita oppure ci sarà? Allora, io ho chiesto la possibilità, siccome sono un amante della matita, mi piace proprio la matita nuda e cruda, spesso ho chiesto, diciamo, all'editore la possibilità di poter presentare le illustrazioni, a matita. Però abbiamo trovato, diciamo, un accordo per cui saranno ibride, diciamo, nel senso ci saranno alcune tavole a matita, altre di inchiostro di china, tipo questo qui. Un po' per creare diversificazione. Vado avanti. Queste sono delle tavole originali che ho realizzato, pittura acquarello, per la mia ultima graphic novel che si chiama Somnium. È una raccolta, è una graphic novel. Graphic novel vuol dire un romanzo a immagini, un fumetto. Però appunto oggi si usa la parola graphic novel per descrivere il fatto che non è un prodotto autoconclusivo, cioè voi leggete questo e basta. Quindi Giovanni, oltre a essere un illustratore, oltre ad avere dei committenti per i quali lavora, cioè committenti che lo contattano chiedendogli, ecco, l'illustrazione di una storia, di una locandina, di una cosa del genere, lui è anche un autore. C'è uno che realizza delle storie con la propria illustrazione, una storia che ha un inizio, uno svolgimento e una fine, e realizza tutto lui. In questo caso, diciamo, qua ho voluto vincere facile, perché io non sono bravo a scrivere per niente, però diciamo, siccome la voglia di fare qualcosa di diverso da quello che tu fai ogni giorno è tanta, anche per non annoiarsi, negli ultimi 6 anni così ho portato avanti i miei progetti personali. Questi sono dei racconti che, siccome sono un amante della fantascienza classica, della fantascienza inglese in particolare, Clark o Philip Dick, piuttosto che fratelli Strugiaschi, Lovecraft, ho preso quei racconti che mi sono piaciuti di più e li ho adattati. Adattati vuol dire che non li ho trasposti in tavola, ho preso la prima pagina, se no. Ho fatto una sintesi di quel racconto e l'ho illustrato molto liberamente, diciamo, con delle tavole. Queste sono, ho portato le tavole originali per poter vedere la differenza. Queste sono pubblicazioni che possiamo trovare anche sugli store online? Allora, in questo momento no, queste sono dei volumi che trovate esclusivamente nelle fiere, oppure richiedendole attraverso il mio sito, non hanno una distribuzione, diciamo, in librerie. Questa invece è una rivista internazionale? Questo sì, questa è un hybrid, la trovate nelle librerie specializzate, online, su Amazon, ci sono le mie illustrazioni, questo sì. Queste invece, diciamo, sono delle esclusive che però la sto portando in giro un po' anche per svincolarmi dal solito mondo editoriale, un po' per essere più libero. È questo, quindi sia questa che l'altra, che Io sono leggenda, che ha la stessa filosofia di Sony, identico, con la differenza che queste sono tavole in bianco e nero, sono realizzate a china. Sono sempre storie di fantascienza di autori che mi sono piaciuti, che ho amato.
e che ho voluto illustrare abbastanza, diciamo, liberamente, senza troppi vincoli, senza troppe regole. China, inchiostro di China. A chi ti ispiri, Giovanni? Vedo che in questo ci caso, sono tanti stili. Sì, tanti stili, bravissimo. In questo caso, diciamo, per questi volumi un po' ho preso spunto da alcuni autori manga giapponesi che mi piacciono molto, tra cui Tsutomu Nihei, che non so chi conosce. Tsutomu Nihei è un grandissimo mangaka giapponese. Ora sto realizzando un'altra graphic novel proprio nel suo stile. Qua c'è una, vabbè, questa è una tavola, ma non c'entra con una, ho portato altre tavole che ho realizzato, le ho realizzate, diciamo, tra il Technicomics e qui è Sciacca, quindi potete vedere le matite, la china, questo è Silver Surfer. Diciamo, sì, un po' Tsutomu Nihei mi piace moltissimo, ma anche gli autori della vecchia guardia, Breccia, Alberto Breccia, che è un autore argentino. Forse molti non sanno, ecco, voglio dire una cosa, io ho 45 anni, ci sono, c'è una sorta di stigma nel mondo del fumetto, per cui ancora molte persone ritengono che il fumetto sia una forma d'arte relegata ai bambini. Non è solo questo, è anche intrattenimento per bambini, ma ci sono autori nella storia che hanno raccontato tematiche molto importanti, come per esempio Alberto Breccia, che è un autore argentino, e lui ha raccontato tutto il periodo, quello, diciamo, che conosciamo storicamente, insieme allo sceneggiatore Oester, più grave dell'Argentina, della storia, dei desaparecidos, tant'è che furono perseguitati, addirittura la sua storia del CE è stata sepolta, perché hanno distrutto tutte le copie di questo... E l'autore Oestred è stato fatto sparire, sia lui che le figlie. Dopo tanti anni, la Topolino Edizioni, che è una casa editrice italiana, diciamo abbastanza off, diciamo una casa editrice che lavora sui binari indipendenti, ha recuperato questo unico manoscritto di Breccia di del CE e ne hanno fatto uscire una bellissima versione in cartonato da collezione. Quindi comunque storia, si parla di quindi il fumetto non è solo per bambini, è una forma d'arte, una forma di letteratura per tutti, completa, sì, è una forma d'arte che include la pittura dentro, per carità, include il disegno, la narrativa, la letteratura. Oggi veramente possiamo dire che abbiamo l'esempio di tantissimi autori che hanno sdoganato questo concetto del fumetto legato all'intrattenimento per bambini, che non c'è niente di male, ripeto, invece è quello che lo leggo ai miei figli, Topolino è stupendo. Però, voglio dire, si possono anche raccontare cose, diciamo, difficili, che non si raccontano tutti i giorni attraverso il fumetto, no? Tu hai detto che hai 44 anni, che ecco, hai cominciato da autodidatta, non sei andato a scuola. Come sono stati i tuoi inizi e a che età hai cominciato, ecco, a pensare di diventare un illustratore, un disegnatore di fumetti? Allora, io ho cominciato giovanissimo, nel senso che principalmente mio padre mi ha instradato in questa disciplina attraverso la pittura, attraverso il disegno, per cui non c'è una data di inizio per me. Mi ricordo che ho sempre disegnato, chi mi conosce, qua c'è un mio amico di vecchia data, sa che io ho sempre disegnato, quindi... però devo dire una cosa, che questo per chiarire, che io negli anni poi mi sono andato a cercare dei professori di disegno, perché giustamente una volta che entri nel mercato diventa un po' lavoro, e per essere competitivo e per correggere quegli errori che da solo tu comunque magari non riesci a correggere, e ce ne sono ancora, perché io li vedo, ci sono tanti errori che devo aggiustare, sistemare, però comunque ricorrere a dei bravi insegnanti che ti aiutino nell'anatomia, nell'architettura, perché... E dove li hai trovati? Allora, parliamo sempre... Allora, adesso proprio spoiler, perché lo devo dire, no? Siccome non sono riuscito a trovare degli insegnanti di disegno che soddisfacessero le mie esigenze in Italia, sono andato a parare nell'Accademia Russa che c'è a Firenze. E ho studiato con i russi, fondamentalmente, perché ritengo che oggi i russi siano gli unici che continuano a mantenere, diciamo, quei principi di costruzione, di anatomia, di architettura che facevano parte della nostra tradizione italiana del 1500 e che oggi nelle accademie si è perso.
perché c'è un po' l'imposizione dell'informale, dell'astrazione, delle... per cui certe cose non si studiano più. Poi magari mi sbaglio, c'è qualcuno da qualche accademia che ha trovato, non so, a Bologna o a Venezia, qualcuno che ci saranno, probabilmente io non le ho girate tutte le accademie italiane, a Roma, sono stato a Roma, a Bologna, però comunque non ho trovato qualcuno che a vista mi piacesse. E quindi diciamo sono andato a parlare con questi professori russi che tuttora seguo e ancora studio con loro, per cui si studia. Questo è un messaggio per voi bambine, ecco, è importantissima la passione dal fuoco, dall'inizio, dalla spinta, però è fondamentale trovare dei maestri e andare a scuola e dico di più, approfittare della scuola. Perché a scuola ci sono gli insegnanti che ne sanno molto più di noi, ma molto più di noi. Ecco, sfruttate gli insegnanti alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori e all'università e oltre l'università. Perché la scuola non finisce mai. Lui ha 44 anni e ancora va a scuola. Non solo va a scuola, ma anche, mi diceva poco fa, ha aperto o comunque lavora in una scuola di fumetto che ha aperto ad Agrigento. Sì, abbiamo questo, non è solo una scuola di fumetto, è proprio una scuola costruita sul principio di questa scuola russa, per cui si studia un po' il disegno nel totale, quindi si studia attraverso i modelli dal vero, quindi senza l'ausilio della fotografia. Si studia studiando la natura morta, quei principi che ti permettono di costruire un ritratto semplicemente basandoti sui tuoi occhi e le tue mani. E questa cosa è molto bella, ho visto che c'è stata, a me sono aperto al 2014, però ho visto che c'è stato proprio un interesse generale da parte delle persone verso questo tipo di approccio. E ancora la gente quando vede, per esempio, noi che dipingiamo, disegniamo con la modella, c'è questo silenzio, ognuno sta lavorando, devo dire che ha un fascino perché richiede concentrazione. Oggi che siamo nell'epoca dell'imperativo della tecnologia, dove tutte le informazioni sono pronte nel telefonino, fare qualcosa, diciamo, come facevano nel 1700, con le tue mani, guardando un modello, una modella, non lo so, è qualcosa di magico, del fascino, poi chiaramente oltre a questo si studia appunto l'impostazione del fumetto, come si approccia a una sceneggiatura, quindi come si divide una tavola in pannelli, come funzionano le inquadrature, cos'è il primo piano, cos'è il campo lungo, come si può creare, diciamo, un dialogo tra le tavole. C'è tutto un processo, insomma. Come si chiama questa scuola? Studio artificio sì. E si trova dove? Si trova ad Agrigento, a Via della Vittoria, e abbiamo avuto, diciamo, in questi ultimi anni anche la visita di questi professori russi che abbiamo avuto la fortuna, insomma, di avere per le nostre lezioni. Ah, quindi siete in collegamento? Siamo in collegamento, sì, sono venuti i professori. Ovviamente stanno a Firenze, perché a Firenze c'è questa scuola russa, chi ha la fortuna di poter andare a Firenze o si trova a Firenze va a studiare lì. E come funziona? È una scuola privata? È una scuola privata. Come funziona? Chiunque si può iscrivere? Sì. C'è un limite d'età? No, non c'è un limite d'età, anzi addirittura non solo chiunque si può iscrivere, ma è una scuola mirata sia per chi comincia per la prima volta, diciamo, senza aver avuto nessuna nozione di disegno, sia per chi già un po' sa disegnare, sa fare qualcosa e si vuole perfezionare, quindi vuole riuscire a... non c'è solo la scuola russa, ci sono tante scuole buone, c'è la scuola americana, la Florence Academy, quella è una delle tante. E gli insegnanti sono agrigentini, vengono da fuori? No, gli insegnanti sono russi, sono insegnanti russi. Vengono dall'Accademia Repin di San Pietroburgo, diciamo una delle accademie più importanti del mondo. Una mia curiosità, insegnano il russo? Dove? A Firenze sicuramente l'insegnamento prevalentemente è in russo, ma c'è la traduttrice che generalmente traduce, poi stanno in Italia, quindi loro hanno anche l'intelligenza di capire che essendo in un paese ospite parlano l'italiano, studiano l'italiano, quindi questa è una cosa molto bella.
tu dici da noi, dallo studio artificio, che è una piccola scuola, le lezioni sono in italiano. Non Quanti studenti ci sono in questa scuola? Sempre mia curiosità. Allora, adesso siamo sulla ventina, sia adulti che ragazzi, si intende dai 10 anni ai 20 anni. E i corsi sono annuali? Come sono? Sì, ci sono due tipologie, diciamo, uno può prendere una lezione individuale quando vuole. O prendere un pacchetto, per esempio, ma sono abbastanza portabili, diciamo. Ho capito. Sì. Ecco, concludiamo questo nostro incontro facendo vedere, ecco, per la curiosità dei bambini, gli altri tuoi bellissimi lavori. Questi sono gli originali, questo è Thor in acquarello, Wolverine. Originale e realizzati per chi? Chi è il committente in questo caso? Allora, in questo caso il committente è io, cioè nel senso che questi sono disegni che io realizzo per i comic, me li porto in giro, veramente si propone quello acquistare, li può acquistare, però servono principalmente a scopo dimostrativo. Ho capito. Perché poi è importante anche nel senso che non è che questo è un mestiere dove tu, per esempio, che so, è un mestiere dove tu devi stare in giro anche nei comic e far vedere il tuo prodotto rispetto a quello degli altri, perché magari il tuo portfolio perché sì. Si può aprire un nuovo portafoglio. Questo è Batman realizzato ad olio, questo è stato pubblicato adesso, se andate sul sito della DC, su Facebook, l'hanno pubblicato in questi giorni, DC Comics, Detective Comics. Questo Silver Surfer in stile Castellini, ma questo, se vedete, l'ho fatto nel 2003. Questo l'ho portato in fiera a Terni Comics perché c'era Claudio Castellini, che è il mio eroe. Come Giovanni? Come bravo o bravino? Campione! Grazie. E per te com'è? Bravissimo. Non c'è i migliori e più sinceri complimenti. Insomma, grazie. Sì, certo. Una domanda. Qual è la differenza fra fumetto e manga? Bella domanda. Non lo so, non nel senso che il manga, da quello che ho capito, è un fumetto. Però siccome è un fumetto che riguarda la cultura giapponese, quindi come spiegavo prima a Raimondo, il manga in Giappone ha un altro significato, perché è considerato una specie di forma di letteratura e quindi attraverso il manga gli autori veicolano storie di tutti i tipi, non solo storie di supereroi, ma anche storie che parlano di vita vissuta, storie private, storie reali. Questa, diciamo, è una grande differenza. Poi ovviamente il manga, a differenza del nostro fumetto, si legge alla orientale, cioè al contrario, dall'ultima pagina alla prima, e le tavole si leggono al contrario. Quindi da questa è la soluzione migliore, la matita sempre. Il pubblico aumenta, diciamo che stiamo presentando un artista agrigentino, Giovanni Scifo. Giovanni, ecco, sta parlando della sua attività, dei suoi lavori e delle sue prestigiose collaborazioni con case di produzione internazionali. Abbiamo concluso. Vuoi dire altro? Tuoi progetti futuri, tue collaborazioni future o diciamo in atto? Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per essere venuti qui ad ascoltare la presentazione, grazie. Volevo ringraziare te, Raimondo, mi ha fatto piacere di incontrarti dopo tanto tempo. Piacere tutto mio. Sì, se vi collegate con la mia pagina Facebook o Instagram seguirete insomma i miei futuri progetti, quindi insomma. E ti trovano come Giovanni Scifo. Sì, esatto, sì. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti e buon Comics, Shaka Comics 2023 a tutti.